Buonasera a tutti, eccoci oggi, anche oggi, venerdì, un saluto a tutte quante le persone che già ci stanno scrivendo, anzi, oh, puntualissimi, giustamente, ci avete ragione. Allora, oggi siamo qui con un amico, ci conosciamo da tanto tempo, eh, ci divertiamo anche, perché ci divertiamo, perché siamo tutti e due romani, siamo tutti e due romanisti. Ci piace anche, ogni tanto siamo andati a mangiare insieme. Lo faccio entrare, un grandissimo, eccolo qua, Pierluigi Bartolomei. Pierluigi, come stai? Molto bene, molto bene. Tu? Bene, bene, ringraziando okay. Dio. Allora, un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo, come sempre, e già ci stanno scrivendo. Ho visto Valentina Muraglie ci saluta, Nino Di Maio dalla Campania, Paola D'Alesio dall'Abruzzo. Allora, Pierluigi Bartolomei, direttore del centro Elis, realtà importante a Roma che si occupa uh, di, di paese reale, si occupa di roba seria, che è un punto di riferimento per i giovani di Casal Bruciato, no? Esatto, esatto. Non, nonché Pierluigi, scrittore, ha scritto tanti libri, Pierluigi ha girato e gira l'Italia, molto probabilmente molte delle nostre associazioni l'avranno invitato a fare i suoi cinque linguaggi dell'amore e poi ne parleremo allora, Pierluigi, prima di tutto, come stai, dove stai e come hai vissuto questo periodo? Allora, sto bene, eh, sto a casa, l'ho vissuto come te, come tutti, eh, quindi da un po' di tempo siamo, siamo riusciti, siamo di nuovo più o meno liberi eh, e non vediamo l'ora, almeno per quanto mi riguarda, di mh, ricominciare a fare, a fare perché l'unica cosa che veramente... Mi interessa, al di là di tanti bei ragionamenti che continuo ad ascoltare, sia qui e presso la tua associazione, presso questo profilo Facebook, ma anche da altre parti, sento tanti ragionamenti che sono convincenti. Sicuramente sono ragionamenti belli che eh, oggi dicono: Mi ha ispirato. Molte persone dicono: Sai che mi ha ispirato? C'è cioè, questo discorso dell'ispirazione, non della aspirazione, ma dell'ispirazione. invece a me convince sempre di più diciamo, mh, una parte che è legata all'azione più che ai ragionamenti, non, non mi ritengo un intellettuale nonostante tu abbia eh, introdotto eh, me dicendo scrittore non è che ne abbia scritti chissà quanti certo mi piace anche molto scrivere, scrivere però sempre di vita reale mi piace sempre scrivere storie de, dei miei ragazzi e, mh, e lì ho scoperto diciamo, che mh, probabilmente avevo un carisma avevo una missione da compiere la faccio ovviamente ogni giorno, con grande difficoltà sbagliando tantissimo, scontrandomi con i miei difetti. Eh, però oh, proprio perché effettivamente non è facile, diventa impegnativa. No? Diventa impegnativa, e forse anche per questo, poi da delle grandi idea. Ma, ma tu sei stata, sei stata a casa in questo periodo? Quindi con cinque con figli la moglie. moglie, con tutti i figli della moglie. A posto, tu ne sai qualcosa non è, non è una cosa semplice. <ride> ho non so chi lo disse ma io in realtà pure io mi sono sposato quattro volte perché mi sono sposato con Manuela eh, quando ci siamo sposati tra l'altro abbiamo fatto l'altro ieri i 29 anni di matrimonio il 19 maggio auguri sono soddisfazioni e, vere sono sposato con Manuela quando sono nati i figli che è un'altra Emanuela, una seconda moglie la terza moglie, è quando i figli sono diventati grandi, che mi ha detto: 'Mo, stasera per chi cucino'. Dico, vabbè, ma io in realtà ci sto. Voglio dire, non è che è tutto finito. E poi c'è una quarta moglie adesso che in menopausa, con tutta una serie di problematiche, eccetera. E quindi sono stato sposato quattro volte in realtà. Oppure Emanuela, con la stella. ciao, sarai contenta no, di questa condivisione a tutte le associazioni del forum? No, so soddisfazione. soddisfazioni, <ride> so soddisfazioni. No, in realtà scopri ogni volta qualcosa di, di diverso insomma no? Che mh, effettivamente insomma è vero proprio che uno poi alla fine si innamora dei difetti perché se io provassi a parlare di mia moglie in realtà direi solo difetti parlerei metterei giù un elenco di difetti incredibile è difficile che uno dica anche se vado allo psicanalista se stai sul lettino e eh, dice le cose belle gli occhi sì quelle vengono dopo però io mh, mi rimane impresso quando chiude gli occhi quando si incazza quando quando in realtà strilla, urla, quando fa catena pentola, eh, ha tutte queste, queste manie, eccetera. È, questo, questo corpo, anche effettivamente imperfetto, che io conosco bene, che mi piace proprio perché è così, non è un naso alla francese, ma pure io non ho il naso alla francese. Ecco, tutte queste imperfezioni a me mi hanno catturato. Guai se lei fosse diversa in realtà. Per cui ogni giorno te incavoli, poi eh, te li appacifici ci preghi sopra eh, senti di avere una certa responsabilità lo sai l'altro giorno rag ragionavo sul fatto che a New York c'è questa stato della libertà no? ed è vero che noi tutti guardiamo a quella no? perché ci piace la libertà, essere liberi liberi, mio figlio oggi mi diceva io voglio la mia indipendenza, papà comunque ho conquistato la mia indipendenza, aveva ragione acquistando una 500 del 67 dice quella è la mia macchina no? quella che mi rende indipendente però sarebbe opportuno, eh, magari in Asia dall'altra parte del mondo che ci fosse la statua della responsabilità, così sono due statue: una della libertà e una della responsabilità, perché così l'uomo magari guarda ad entrambe. Quante volte uno in realtà ti piacerebbe cambiare lavoro, cambiare moglie, cambiare figli, no? Perché sente questa spinta così a, a, al cambiamento, a, a sentirsi libero, totalmente libero. Però poi riflette e, e, e sa di avere comunque un ruolo, un compito importante, ma non soltanto in casa, in famiglia, quello che tu. Dicendo, e, e, che, e che ovviamente è, è convincente per tantissimi di noi, noi che abbiamo appunto queste famiglie, ne parlavo proprio, ne pensavo proprio. Oggi ci pensavo alla scuola, no? In realtà, noi abbiamo fatto anche da insegnanti. Aspetta, a Pierlui, aspetta lì, mo' ci arriviamo. La domanda, no? Perché la prima domanda era: Ma coi figli, invece, come è andata sta quarantena? Hai litigato? Vi siete. Litigato, Gigi, io ho provato a fare un, un primo video in Interazza e eh, mi sono detto. Eh, agli arresti domiciliari della terrazza eccetera, perché mia moglie quando è scoppiata questa quarantena ha cominciato a fare la spesa ha cominciato a fare un sacco di spesa ha comprato 40 kg di patate o 200 kg di pasta cioè sembrava come se non potessimo più uscire di casa andava a buttare la mondezza e ritornava su col carrello pieno di roba e riempiva, riempiva, riempiva e, e poi ha cominciato a pulire gli, gli, gli ha preso una cosa un giorno ha aperto un, un armadio ha messo la mano su una maniglia sta mano gli è sfuggita ha cominciato a pulire a pulire, a pulire, a pulire e io ho detto: Mondo, vado ad entrare l'ascensore. Me ne sono andato su in terrazza. Mi sono abbronzato nel frattempo. Eccellenza, Esattamente. <ride> e ho vissuto, ho vissuto lì in terrazza. Ogni tanto parlavo a dei miei amici. Ho fatto una chat, eh, come fossi appunto un recluso. C Avevo addirittura una specie di berretto di lana. E da lì comunicavo a quelli che, come e che me abbiamo iniziato ad andare in terrazzo, che era inverno e esatto. è estate, capito? Cosa Voi... è stata una meraviglia. <ride> questa è una meraviglia quindi poi quando, quando scendi giù eh, devi far fronte appunto, allo strofinaccio a, a, alla cera ferma, te ne vai, ho passato la cera passa sul battiscopa eh, io mi due andare al bagno, il bagno l'ho pulito e tu dici dove vado? dalla vicina di casa cioè eh, <ride> diciamo che devi, devi, devi poi alla fine trovare un tuo spazio di manovra, seppur con tutta questa complessità, che comunque è il bello della vita, niente è risolto niente ma si sono comportati bene o hanno guarda, inizialmente io devo dire che ho, ho, ho fatto una partenza da brivido, come l'avrebbe fatta un grande pilota, Niki Lauda uno di questi qua, quindi mi sono inventato uno, uno show cooking no? abbiamo cucinato poi abbiamo fatto una premiazione il primo, il secondo, il terzo poi mi sono inventato una partita di tennis in terrazza, poi mi sono inventato con le costruzioni. Facciamo il nostro appartamento in scala. Poi ognuno si fa la sua camera. Insomma, ho tenuto banco per due o tre settimane. Poi non gli ho fatta più. Io cioè l'ho fatta più ho detto: <ride> Vabbè, mo, mo che mi invento. E quindi c'è stato lo stravaccamento sul divano e, e, e tutti. Poi sono uscite fuori le play, sono uscite fuori tutti questi ingegni e, e evidentemente, poi eh, ci siamo resi tecnologi dipendenti. Eh, però, insomma, speriamo che finisca presto, perché guarda, in realtà, seppure è una cosa bella, utile, ci farà bene, perché io mi sono imparato tante più cose. Adesso so usare Meet, Webex, Zoom, tutta sta roba. però se manca la ciccia, manca la carne, manca la sostanza, manca la materia, rischi che la vita diventa proprio inconsistente. Proprio no? se non c'è sta l'abbraccio, sto contatto fisico di cui parlo tanto nei cinque linguaggi dell'amore. Eh, se manca questo che non è soltanto la sfera sessuale ma è proprio l'abbraccio quello che sviluppa l'ossitocina questi neurotrasmettitori che poi sono segnali anche quelli di affetto, di amore no? almeno io parlo quel linguaggio a me piace molto essere abbracciato questo. allora Pierluigi ehm, abbiamo vissuto e siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo visto no? le cose che dicevi te sono le stesse che ho provato io No, cambiano i nomi, cambiano i luoghi il terrazzo, le cose ma è molto simile Intanto ti faccio un po' di saluti perché c'è Emma Ciccarelli che ti saluta tanto. Ciao Emma. Eh, ho, ho visto che c'è Maurizio Verona che dice, dai, che poi a, torniamo a fare il Festival della Famiglia, ci vediamo a Catania, so, in piazza sul palco in Vietnea che, bellissimo, che bello. Alla ho visto pure che c'è Don Carlo De Marchi. Uh, bene, grazie. Don Carlo, salutiamo. Tra Io... l'altro Don Carlo... Uh, ho finalmente la data perché tu devi capire, Luigi che qua quando abbiamo iniziato a fare queste dirette io ho mandato un po' di inviti. Certo. All'inizio dico: Vabbè, li mando, non so quanta gente. Risposte a tutto spiano, la... ma c'è gente che mi chiamava io, quindi, anche Don Carlo è uno dei primi a cui ho mandato questo invito. Poi ho dovuto diradarli perché potevano essere troppi preti tutti insieme, no? Perché poi devi pure fare questo. Tutti che rispondo, e tanta gente che vuole partecipare, oh, ci credi che non abbiamo donne? Ho fatti tanti <ride> portali mortali per invitarle, alcune sono un po' restie, alcune quindi stiamo in grande difficoltà con le donne. Quindi lo dico perché magari sì, uno sì. può sembrare che dice, sai, è solo uomini no, no, le donne non, non si riescono a far coinvolgere. C'è anche Simone Budini che ti saluta caramente, oh, grande Simone, che bello. Allora, esplice, entriamo anche un po' nell'aspetto, un po' che cosa di tutto questo periodo che abbiamo vissuto dobbiamo lasciare, che cosa ci dobbiamo portare, quali cambiamenti a tuo modo di vedere dobbiamo mettere in atto, perché non è che è stato tutto inutile, non è che siamo stati a casa inutilmente, non è che delle persone sono morte inutilmente, no? ci deve essere un frutto nascosto qual è per te? Io non vorrei deluderti in realtà perché non mi faccio grandi, grandi illusioni e né tantomeno ehm, ho fissato degli obiettivi quasi insomma, diversi, raggiungibili. Io credo che se noi già facessimo quello che facevamo prima o almeno se ehm, spingessimo i nostri amici a, ehm, a, a metterci un po' più la gamba, come si dice in termini calcistici, eh, perché... Mh, c'è tanto, tanto da fare, c'è una marea di cose da fare in tutti gli ambienti, in tutti i settori. Io ti, prima ti dicevo che sì, i bei ragionamenti servono, servono, però poi in realtà bisogna stare molto vicino alle persone e, e con queste persone mh, lavorarci una a una, una a una. Cioè, come gli Orazi e Curiazzi, come diceva anche San Cosemaria, Maria, scriva del Balagher, diceva che. Mh, Diciamo, la relazione, il rapporto era one to one, una, una persona alla volta, perché solo così riesce a seguirle bene no? e quindi a fargli vedere qualcosa di diverso. D'altra parte siamo tutti così in cammino, quindi in questo periodo mh, in, in qualche modo ci siamo riposati, ci siamo tenuti spero in equilibrio fra quella che era un po' la tecnologia e invece anche la parte storica, la parte umana di ciascuno di noi, no? Spero che nessuno sia diventato troppo web dipendente, ma che abbia conservato una parte, una dimensione che è pronta alla relazione, è pronta a rilanciarsi nella relazione. Perché la relazione è fondamentale. Quindi ci siamo riposati. Io non vedo l'ora, in realtà, di rivedere i miei ragazzi, di, di ricominciare. Siamo chiusi adesso. Siamo chiusi. Siamo chiusi come tutte le scuole. Io sono in telelavoro, sono andato al lavoro qualche tempo fa, una tristezza perché abbiamo pranzato uno in ogni tavolo, eh, si parla di distanziamento sociale però effettivamente è vero, è un distanziamento fisico perché la parte sociale di noi non è che smette, anche lì in sala da pranzo eravamo tutti insieme in qualche modo, però non ci possiamo non possiamo stare vicini fisicamente e, e poi quindi mi manca molto anche il fatto di correre da, da, da Pachino fino a Bolzano, di, di incontrare Tutte queste persone nei teatri, di, di vederli ridere e attraverso questa risata magari anche tentare di, di, di fargli vedere qualcosa di più perché ciascuno appunto possa veramente sentirsi protagonista, no? Noi cioè, ci arriviamo sugli spettacoli, ma i ragazzi stanno vi siete incontrati su Zoom e cose simili? Sì, avete fatto qualche contatto di questo tipo? oppure Sì, sì, noi, noi stiamo, stiamo continuando a, a vedere i ragazzi. Eh, a gruppi adesso c'è questa, questa modalità sincrona e asincrona, no? che è una modalità live per cui tu c'hai tutte le faccette davanti, e, e mh, con le quali ovviamente stabilisci degli appuntamenti. Per esempio, stiamo leggendo dei libri, eh, io gli ho riproposto uh, Jonathan Livingstone, che poi è il libro uh, che magari ti dirò, eh, che è quello che un po' mi ha ispirato e che mi è piaciuto di più. Rispetto Anche a perché lui. È molta eh. immagine, è molto, molto corto, quindi i ragazzi è sempre piacevole. <ride> Ma lo sai che c'è, quello io l'ho letto, in Valpusteria. Perché è una valle dove piove sempre. Anzi, ve posso dire una cosa, non c'è nata in Valpusteria, perché io ho buttato i soldi, nel senso che andai a Valdaura, che è un paesino lì. Ci sono andato, ho speso un sacco di soldi, un mese agosto ha piovuto sempre. Dice, mo che famo allora, vabbè, dice, giochiamo a carte, poi eh, giochiamo, che ne so, che costruzioni, parlamo, accendiamo il fuoco, un mese così. Allora c'era una libreria, per lo più in tedesco, e c'erano due libri italiani. Uno era Jonathan un l'altro manco mi ricordo. Allora mi sono messo a leggere. E, effettivamente era piccolo, è piccolo, però è ricco, è ricco di, di significati. E allora questo qui lo leggiamo online, no? Sembra banale, ma anche ritrovare il gusto della lettura specialmente per i ragazzi che adesso si sono, se diciamo sono eh, uomo schermo tastiera, no? Prima era uomo cavallo spada, comunque erano quelli che difendevano i confini, erano persone più fisiche, adesso i ragazzi sono diventati veramente un tutt'uno col, col computer, ma noi anche noi adulti pure. E quindi ecco, riconsiderare questa questa dimensione della lettura, di leggere, di assaporare il, ciò che si legge. Anche i grandi classici, no? da, da, da Manzoni, Foscolo, quello non che. Non ci anticipare il libro. Non ci anticipare il libro. quello alla fine ce lo dici, eh? <ride> Tanto già può no, spieghiamo, spieghiamo eh. per tutti gli amici che ci stanno ascoltando, no? Come eh. nasce il centro Elis a Roma? Che cos'è? Spieghiamo perché ci sono persone da tutta Italia. Tra l'altro, vedo che si sono collegati Vincenzo Bassi, che salutiamo. Ciao, Vincenzo. Johnny Dotti. <ride> Certo, grande certo. Johnny. Vedo che c'è pure Lorenzo Maternini e Giovanni Cattaneo. Quindi, uh, diciamo Lorenzo. So Lorenzo certo. di, ecco, allora, spiegami spieghiamo allora. un po' come nasce il Centro Elis: quanti anni fa, dove, come, perché? Sì, sì, ci sono so delle storie veramente affascinanti. E, il Centro Elis nasce, mh, io almeno so questa versione, perché poi sai eh, avere anche la versione quella giusta. Eh, significava mh, insomma che quelli che hanno cominciato questo centro Elis più di 60 anni fa fossero ancora in vita, ma ahimè avevano già la loro veneranda età, per cui molti se ne sono andati in cielo. però a me, quella che poi mi, ha det mi hanno detto e che mi, mi rimane la più convincente è quella che è legata a tre pontefici. Il primo dei quali fu Pio XII, che eh, in occasione appunto mh, cioè, de dei bombardamenti a Roma uscì. Uscì dal Vaticano, pare che fosse un Papa che non uscisse così volentieri. E andò, eh, io abito a San Giovanni, alcuni dicono qui a Villa Fiorelli, alcuni dicono a San Lorenzo, ma comunque la zona è più o meno questa. Ed incontrò gli abitanti di questo posto, quelli che avevano subito i bombardamenti, e gli chiese: Cosa volete che faccia per voi il Papa? No? E tutti chiesero: Lavoro, lavoro, santità, lavoro, lavoro. E quindi tornò al Vaticano con questo pensiero forte, con questa preoccupazione che affidò credo al suo segretario di Stato che credo fosse allora Paolo VI e, mh, con l'idea di guarda cerca di sviluppare apposta idea io voglio regalare a questa gente qualcosa che li avvicini un po' al lavoro poi Giovanni XXIII eh, cioè in occasione del trigesimo della morte di Pio XII si raccolse un donativo da tutto il mondo dei soldi e si pensò appunto a un'opera che promuovesse il lavoro molto grande che stava in questa zona di propaganda fidei in questa collina di Casal Bruciato dove ci andarono ad abitare tutti gli sfollati di torraccia, di portonaccio, pare che ci fosse ci un'alluvione da quelle parti e tutti furono messi con questi alveari, questi palazzoni enormi qui a Casal Bruciato. E lì, e poi, il 60, nel 64, ironia della sorta, lo Spirito Santo ha fatto la, 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 insomma, il suo dovere, eccetera: eh, e, e Paolo VI divenne papa e quindi e fu lui proprio ad inaugurare il centro Elis. Nel settembre del 64, alla presenza, alla presenza di San Cosemaria, Maria scrivata in Io ogni volta che vedo quei filmati in bianco e nero, vedo la faccia di, di, di questo santo, di San Cosemaria, Maria, che era di un emozionato pazzesco, perché si vedeva che mh, aveva un amore proprio smisurato, una devozione pazzesca per il Papa. E a noi ci ha, ci ha abituato a voler bene a qualunque Papa a prescindere che si chiamasse Giuseppe, Antonio, Gregorio, Leone, quello che sia. Qualunque Papa, chiunque Papa, cioè noi, infatti, pure romani, papalini, papisti, insomma, quello di comunque eh, cattolici, romani, eccetera, eh, ci siamo abituati a questo, se non altro perché proprio San Così Maria ci spingeva a questo. E quindi si vede proprio la sua devozione, la commozione, quasi la voce rotta quando legge questo discorso. E poi. Lui dice: Ho incontrato sulla di Tiburtina gli Shusha, che sono questi ragazzini senza lavoro. E gli ho chiesto, dico: Ma che volete? No? santità, faccia lavorare, faccia lavorare! Ma che sapete fare? Dice un po' di tutto, dice da lì ho capito che non stavano fare niente questi perché un po' di tutto che bordi. E quindi andato su e lì nacque questo, questa scuola internazionale, questa scuola della gioventù lavoratrice, internazionale della gioventù lavoratrice, che forma operai? e lì ci sono degli aneddoti incredibili ma quello che è più bello è come nacque la scuola degli orafi perché noi avevamo la scuola degli orafi costruttori e pare che eh, vi ricordate Re Cecconi per quelli che hanno un po' più di 40 anni, 50 anni Re Cecconi giocava con la Lazio era uno di quelli che mh, permise alla Lazio di, di, di Maestrelli di vincere lo scudetto insieme a Chinaglia, Wilson e compagnia questo fu freddato Re Cecconi in occasione di, una, di uno scherzo fece una rapina simulò una rapina a un gioielliere eh, però prima di lui ne, ne accopparono altri due o tre. Era un, era un periodo in cui i gioiellieri morivano, insomma, c'erano questi rapinatori. Allora, mh, una sera all'arro in piazza Sonnino c'era Goretti Nuzzo eh, insieme a, 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 a Prandini, insomma, ad altri altri orafi. E dissero: dobbiamo farci giustizia perché Vilicio Leonetti era un uno di questi delinquenti. Erano in due: uno fu freddato dalla polizia, l'altro scappò. E uccisero un gioielliere giovane con una figlioletta piccola. E dissero, allora ci questo Carlo Corettinuzzo che fermò tutti, tra l'altro amico di Francesco Cossiga, e gli disse, noi non dobbiamo farci giustizia o sostituirci alla polizia, raccogliamo dei soldi e facciamo un'opera formativa che tolga dalla strada questi potenziali delinquenti e facciamoli diventare paradossalmente degli orafi, così magari li assumiamo prima che ci accoppano. E quindi nacque con 20 milioni di lire questa, questa scuola che, che oggi ha diffuso in tutta Roma, ma fuori anche eh, orafi, provetti, bulgari, ne ha svariati. Io ho la storia di Giulio Pelliccioni, se poi te la racconto, è una bella storia. Giulio Pelliccioni è un ragazzo che mh, quando venne a scuola non sapeva parlare, era un analfabeta, siccome lì c'erano tutte baracche inizialmente negli anni 60, no? però lui veniva da Pietralata, quindi dal quartiere di Pasolini e non sapeva parlare, il papà morì di cirrosi epatica e lui quando veniva a scuola diceva al professor Mercatilli a Claudio Magrelli, diceva presso io sono nato su sopraelevata a le pinne, no, e pinne col motorino, perché stavano costruendo la tangenziale". E loro gli dicevano "Ah, oh, ci ho capito per niente, spiegate meglio, cerca di parlare piano, usa bene i vocaboli, io quando parli non ti capisco". E quindi lo facevano sforzare perché mettesse le parole bene una dietro l'altra. Beh, insomma, poi cadde nella droga e eh, Mercadilli andò a trovarlo da Don Gelmini in Umbria. E, e tutti gli altri che stavano con lui gli dicevano: Vedi, però c'è tuo padre che te vi aiuta a noi non ci abbiamo nessuno. E lui gli disse: Quello non è mio padre, quello è il mio professore di orificeria che si preoccupa di me. E addirittura, quando lui tornò lo seguivano al bagno, eccetera. Poi abbia altri, altri vicissitudini. Insomma, Giulio Pelliccioni oggi sta in Giappone, parla quattro lingue, è stato assunto da, da bulgari eh, ed è una persona, un orafo costruttore eccezionale. Ecco, queste sono. era molto furbo, tra l'altro. Ecco, finisco con questa storia, fammela finire perché è troppo bella. Cioè, lui era furbo. Quando gli stormi... sei a Roma ci sono queste, questi, questi voli incredibili di uccelli, no? Eh, tutti riuniti, eccetera. I lui... stavro Esattamente, sai che faceva? Se, se metteva sotto questi alberi, accendeva un tocco di zolfo, lo metteva sotto una bagnarola. Quando le salazioni fuoriuscivano dalla bagnarola, la, la rigirava, veniva fuori una specie di fungatomico che saliva sui rami e questi tordi stecchivano mezzi narcotizzati, cascavano a terra, li metteva dentro un sacco, andava a Piazza Vittorio e andava a vendere. Quindi era furbo, era veloce, sapeva insomma cavarsela nella vita. Questo è stato l'unico elemento. Oggi dicono: se tu non c'hai un titolo di studio, i ragazzi sono tutti ossessionati dal curriculum e dal lavoro, dalla performance, io sono ispirativo, io ehm, sono resiliente. Tutti questi termini inglesi che non significano un tubo. Secondo me, questo era sveglio, era sveglio, e su questa sveltezza hanno costruito Giulio che oggi sta in Giappone. E sul carattere, poi parleremo anche di scuola se me ne dai l'occasione, perché in realtà. Mh, Ce l'ho molto a cuore e sarebbe il caso di occuparsene veramente seriamente. Insomma, no? i soldi sono sempre pochi quelli che hanno stanziato. Allora, come avete visto, Pierluigi è un fiume in piena, quindi eh, diciamo noi abbiamo sempre questi 45 minuti, quindi dobbiamo gestirceli bene. Quindi abbiamo capito che il centroelis come è nato è stata una bellissima così, una genesi particolare, anzi molto bello il fatto del nascere. Soprattutto il tema del, dell'orafo, no? per cercare invece di andare a farsi giustizia da soli, rompere lo schema e generare invece del bene. Mi eh, interessa però questa cosa della scuola, dai. Eh, che ne pensi della situazione oggi scolastica? No? Quindi distanziamento, si riapre a settembre, bocche, ne so, chi lo sa, eh, un pezzo da classe il giorno prima, un pezzo il giorno dopo, eh, dad, didattica a distanza. Il pensiero di Pierluigi da educatore, e da direttore appunto sì, di un istituto... Io diciamo che non, non, non ho grandi abilità logistiche, organizzative, per cui comunque se ne uscirà. Adesso, innanzitutto, mi sembra giusto che si cominci piano a piccoli gruppi col distanziamento, quindi con i turni mattina, pomeriggio, quello che sarà. Poi a un certo punto se ne uscirà e dovremo invece affrontare una vera riforma, no? però che non sia una riforma dell'impianto dell'istruzione. Eh, diciamo scolastica italiana, no? per cui canale a destra, canale a sinistra, l'archetipo della scuola, no? gli licei, eh, gli istituti tecnici industriali e via discorrendo, la formazione, eccetera. Una riforma che innanzitutto punti a trovare dei docenti veramente in, in grado, perché la scuola la fanno i docenti, docenti pagati secondo una media europea. Tu sai che in Olanda, in Svezia, nei paesi scandinavi, un docente prende grossomodo 4500 euro al mese, 5.000 euro. Bisogna trovare una media europea, metterci d'accordo e quindi riconoscere a un docente uno stipendio degno. però questo deve essere però eh, abbinato a delle competenze vere, ad una missione vera, perché eh, in qualche modo eh, tra il docente e, e, e il discente, non dico che ci deve stare una sorta di rapporto erotico, per carità, però ci deve stare, ci deve nascere deve nasce un desiderio, no? Come se appunto il, il ragazzo possa dire, professore, ancora, ancora spieghi, nonostante sia finita la campanella vorrei tanto continuare ad ascoltarla. Tanto che lei mi ha convinto su quello che sta dicendo, ma chi se ne frega che suona la campanella? La prego, continui a parlarci dei, dei, dei bravi, di Don Abogno, di Manzoni, di, di, delle cose di cui ci stava parlando prima, no? De, della filosofia, eccetera. Perché si innamorino, quindi i docenti sono fondamentali. Poi, evidentemente, oggi, tutto quello che, che tu fai come scuola, secondo me, anche il Made in Italy deve avere. Ma Soprattutto la scuola, ha una dimensione un po' internazionale, no? Perché sarebbe assurdo che, quindi, le lingue sicuramente ci deve stare anche un titolo che si riconosce nelle lingue, ma soprattutto le competenze non cognitive. Io mi convince molto questo discorso che eh, i ragazzi devono avere una, una visione del mondo eh, di un certo tipo, devono maturare una certa speranza, devono formarsi il carattere, no? Ma tu che ce fai con uno che, seppur ha preso 60 centesimi, o magari è brillantissimo, ha una media. Supersonica all'università, però ha un carattere del cavolo, non ci si può lavorare insieme, è una persona appunto fastidiosa. Quindi, in qualche modo, ci sono queste competenze non cognitive che devono stare dentro attraverso delle, dei, dei, dei sistemi. Se vuoi, anche stare chiamata Intelligenza emotiva. Intelligenza emotiva, sicuramente sì. Quindi, e poi deve essere ovviamente un luogo molto attrattivo, molto bello. Io quando andai da, dall'allora sindaco Marino e gli proposi di, di diffondere questa scuola per orafi anche in altre zone di Roma gli dissi che io l'immaginavo con degli arazzi filigranati in oro che quando uno entrava sentiva il bolero di Ravella e tutti con sto banchetto a lavorare con la fiamma tutti con la divisa pakistani, indiani, americani, spagnoli che costruivano con le mani il design lampadari svaroschi, belli, delle pareti affrescate lucide luminose ecco se un ragazzo entra in un ambiente del genere e non è un ambiente sciatto un ambiente che si lascia sporcare perché quasi le pareti te lo dicono ma perché non mi fai un segno di penna perché non mi fai due corna perché perché è così ecco se, se già l'ambiente se la disposizione dell'aula cambiasse un po' se ci inventassimo qualcosa di diverso e dessimo a, a, al docente anche una competenza di facilitatore, non soltanto di colui che spiega. E ci sono tante forme anche interessanti che sono, che stanno emergendo, tante persone che stanno studiando, ma provamone qualcuna, provamone qualcuna, non si può tornare a scuola con le solite materie. Con tu, solita... dici, tu dici eh. questa, questo covid, questa quarantena ha fermato le scuole è uno spreco pensare e riflettere solamente sul distanziamento, prima tu, prima io, la mascherina sì, mascherina no. Facciamo delle riflessioni più ampie su una riforma che metta al centro la bellezza, che metta al centro il desiderio, che, che faccia. Okay. Che, che permette ai ragazzi anche di utilizzare le mani, no? di collegare mani e testa, che sia una scuola in assetto lavorativo dove c'è anche l'apprendistato, c'è un'esperienza aziendale seria, vera, no? non l'alternanza da come è stata concepita, magari un quarto anno addirittura proprio in apprendistato, un quarto o quinto anno, con esperienze internazionali, con gli scambi. Insomma, io ce l'ho in testa, in realtà, la cosa. Però ecco, al di là di questo che poi saranno le preoccupazioni giuste, doverose. Perché il contagio in qualche modo sia, eh, sia eh, confinato? Poi dobbiamo andare, dobbiamo andare su, sui contenuti, dobbiamo andare sull'architettura, sui contenuti e, 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 su queste, e su queste competenze metacognitive non cognitive, ma soprattutto collegare la mente con le mani, fargli costruire delle cose. Per esempio, c'è una piattaforma alla quale oggi io ho aderito come amministratore che nasce in Spagna, dove in realtà c'è tutto un percorso anche di volontariato oggi il militare non lo fanno più sti ragazzi sarebbe interessante che i ragazzi sviluppassero anche delle abilità mentre fanno il liceo che è tutto celebrale tutto, tutto testa che utilizzino le mani domani per riparare una baciura anche dentro casa, che facciano delle cose che insomma in qualche modo eh, colleghino tutto, eh, tutto l'alunno, corpo, mani testa, tutto intanto hai citato prima Pachino ci saluta Irene Gennaro da Pachino non so se conosci ma L'hai citato? C'è cioè, stato, come pare, a Sono stata a Marina di Ragusa, ho fatto uno spettacolo sotto il balcone del, 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 del commissario Montalbano. Sapete quella, quella serie televisiva? Lì c'è stato sul balcone, ma hanno fatto un palco in mezzo al mare. C'era un sacco Aspetta, di. Racconti. Che... Prima eh. però spieghiamo una cosa: Pierluigi, eh. in, in questo periodo, sono so anni ormai viene chiamato in giro per l'Italia a portare questo, questo, questo percorso, questo, questo spettacolo, ma non è solo uno spettacolo, uno spettacolo che fa riflettere sul tema dei cinque linguaggi dell'amore di Chapman, dove tu racconti la famiglia a tuo modo e hai quanti spettacoli hai fatto per lui? Io penso che siano quasi, quasi 300 alla fine, 270, 280, adesso, poi a un certo punto io me li scrivevo tutti, poi ho perso il conto, poi sai che ho conosciuto anche Gary Chapman perché lui è stato a Firenze e mi hanno invitato, poi mi ha fatto salire sul palco. Insomma, con il mio inglese, insomma un po' così romanesco. Ci cioè, siamo capiti alla fine: persona eccezionale: 83-84 anni. Ha venduto milioni di libri e lui mi ha detto: Tu sei il Chapman italiano. Io mi sono commosso: Ho fatto cazzarola, dico, Gary, tu sei Gary Chapman chupman ecco, italiano. Come è venuto in mente questo spettacolo? Hai letto lì? Guarda, ma viene tutto per caso. Io ho iniziato a scrivere per caso, faccio tutto per caso. Poi le cose nascono, si sviluppano. Io vado appresso per un po', poi le affido e ne faccio altre, ne faccio altre. Lo spettacolo com'è nato? Sono, sono tornato a casa, ho parcheggiato qui. a Via tanto per parcheggiare non è facile. Ci ho messo un po', ero stanco, ero un po' sudato. Stanco, molto stanco. Arriva a casa mia moglie, mi apre la porta e mi dice: Allora sei tornato? Bene, eh, la cena è di là. Senti, se tu vuoi conoscere qualcosa in più di me, se mi vuoi conoscere meglio, leggi di questo libro. io che Dice I cinque linguaggi dell'amore. Io gli faccio: dico, Guarda, a me non è che mi interessa tanto conoscere qualcosa di più. In fondo, quello che so di te, basta e ma avanza, io non ho. Grande curiosità da andare a vedere. No, 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 ti prego, tu con me non ci hai capito niente fino adesso e io soffro, soffro, soffro perché io vorrei tanto poterti eh, dire quali sono le mie sofferenze, quali sono le mie ferite, eccetera, eccetera. Vorrei che tu partecipassi di più, Dob io e te dobbiamo parlare, questa famosa frase. Io, l'imperino gli ho dato retta poi però siccome conviene sempre essere obbedienti perché poi alla fine se no poi mi che lo fanno pagare ma insomma ho preso sto libro sono andato al bagno dove ho una piccola biblioteca una segreta insomma dove, metto il libro, dove penso che non mi disturbi nessuno in realtà io come entro al bagno sembra strano ma c'è sempre subito dopo tre secondi qualcuno che può entrare e mi bussa a ah, papà ancora lì dico guarda che sono appena entrato io quindi non è che ho ancora lì io sono appena entrato si sì, abbia sbrigate dai piuttosto non fa la puzza dico vabbè poi, se ci venite, dico, non penso che c'hai eh, l'Ode toilette, insomma, Armani, eccetera, ma comunque eh, mi sono letto questo libro, l'ho trovato lì per lì banale. Io avevo questo non dice niente, però poi mi è venuto in mente, siccome io raccontavo fatti, pensa che ho raccontato una barzelletta anche a Giovanni Paolo II, insomma, a Natale io facevo gli scherzi ai parenti, mettevo un, un, un amplificatore con una, una cassa. E poi telefonavo a Mizzio che faceva il macellaio e mi fingevo un cliente, dicevo: Senta scusi, sono il dottor Chiappini. Sono venuto qui da lei in macelleria e ho preso la carne. Ma lo sa che il mio Fuffi, il mio cane, non l'ha schifata, l'ha sputata. Ma lei che carne vende, no? e siamo tutti i parenti lì e lui non c'è stava. Dice, cioè, ma guarda, non sono stato io, ma non è possibile. Sarà stato mio fratello che è l'altro zio, il fratello di mia madre, che gli sta accanto, hanno due macellerie, una vicina all'altra. Sarà stato lui e l'altro fratello stava con noi, quindi è risate, eccetera. A uno gli ho fatto venire una cucina Salvarani, gli ho fatto vincere. Dico, senta, mi dica chi è il presidente della Repubblica? Era Pertini, questo non lo sapeva, per Pertin, per Pertina, tin, per no, Pertini. Vabbè, ha vinto, ok. E quindi facevo questi scherzi. Ho detto, ma se io appiccico ad ogni linguaggio tutti questi fatti di vita vissuta, magari li sceneggio meglio, li scrivo, eccetera. Poi ci metto delle musiche. Poi mi è venuto in mente di farli pure ballare, qualcuno di farlo salire sul palco, musica, ballo, racconti, cabaret, eccetera. Trovo il sistema di veicolare dei contenuti. Sulla relazione allora faccio un prologo sui neurotrasmettitori, sul testosterone, sull'ossitocina, la serotonina, per capire che uomo e donna sono profondamente diversi, quasi due razze diverse. Scherzando, però ho detto, nonostante la diversità, in qualche modo si può, si può tentare di migliorare il clima familiare e di andare d'accordo. No? Tutto questo perché non è che mi sono: sì, mi moglie mi ha dato l'ispirazione, però in realtà ero già preoccupato dai racconti che mi facevano i ragazzi quando entravano in presidenza, che mi dicevano. Preside, guardi, io ho un momento veramente triste, a parte senza me lo dicevano loro, me dicevano i professori, dice guarda questo bisogna sospendere, bisogna bocciarlo, ma che succede Mario, che te succede? E mi, mi rivelavano delle storie incredibili di violenza a casa, di, 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 di divorzi, separazioni, ma delle, delle cose che io dico, ma questo con queste spallucce piccolo così, 15 anni, ma come fa a sopportare sta roba? Poi mi dice che una buona percentuale delle pagelle non viene ritirata a scuola mia, quindi non c'è una famiglia che recrimina. No? l'andamento scolastico quando noi io e te sicuramente famo facciamo due palle così ai professori come va mio figlio? andiamo tutti i giorni lì ecco lì non ce n'è uno uno che va lì e dice come va mio figlio? quindi una solitudine bestiale tu vedi queste sofferenze ma che posso fare io? che posso fare per questi? bisogna ormai me l'hanno detto ormai sono compromesso sto nella sua scena sono nella sua vita me ne posso lavare le mani allora Benedetto XVI diceva non potete lasciar cadere, non potete far finta di non aver visto e non potete certamente assecondare certe cose se vi vengono rivelate. Così che se uno mi dice, guarda, tradisco mia moglie, non è che io dico, vabbè, lo fanno tutti, che te frega, poi alla fine passa. Sei comunque tenuto in qualche modo a dire qualcosa, qualcosa di buono, che in qualche modo ri ristabilisco un minimo di relazione. Allora ho detto, cazzo, ma se io. Eh, se questo mi ha detto questo, scusate, ma dico, <ride> se mi questa cosa, io posso fare uno spettacolo, una lezione spettacolo, magari dove la gente ride e per osmosi, per, per, per indovena, cioè, gli, gli passo anche dei contenuti. Ci ho provato, l'ho fatto una prova, prima era per le organizzazioni. La prima l'ho fatta ad un teatro eh, Santa Teresa d'Avila a, a Parioli. Eh, un termine, manco mi ricordo più come si chiama, eh, c'era un sacerdote un amico di un altro sacerdote, mi ha fatto: Guarda, se vuoi prova, e, e invitai un sacco di amici. C'era Francesco Giorgino, tra l'altro del TG, quante persone. Però l'avevo vista. Noi non l'avremo ospite, ma non mi ricordo quando, ma ce lo dovremmo avere ospite anche in una di queste serate. Salutamelo, salutamelo. Eh. E, e quindi in realtà la provai, la provai per le relazioni aziendali, quelle verticali, orizzontali, no? Quindi eh, facevo le macchiette. Della segretaria, dell'amministratore delegato, eccetera, perché pensavo che anche lì bisognava andare a mettere un po' di, di qualcosa di buono. però poi pensai subito alla famiglia e quindi mi è venuta in mente questa cosa. Poi mi chiamarono al Palatrussardi, c'erano un sacco, un botto di gente e durai addirittura tre, tre ore. Mi sono lasciato andare, non c'è nemmeno. Eh, prima no, no, ore è troppo. eh? No, era, è troppo, però, sai che c'è, non si è alzato nessuno, manco vanno al bagno o ci avevo. Perché dormivano, ma no. c'era il pappagallo sotto la sedia, che te devo dire qualcosa no, invece, il, eh. il cavallo di battaglia. Su questa, cioè quello che la gag, o il racconto più, più divertente se, se dura poco, perché, se no, non ce la facciamo, che è più apprezzato! Che tu sai benissimo che questo quel, quel racconto lì è quello che, che piace un po' a tutti in queste 280 repliche. Ma guarda, ce ne stanno. Ce ne stanno veramente, veramente tanti. Io dovrei però alzarmi, farvi vedere perché poi è molto è mimato. No? Io, quando racconto anche dell'IKEA, dell per esempio, no? del fatto che Momenti Speciali è un linguaggio per cui lei lui amano fare le cose insieme. No? E, e in qualche modo, una volta successe, eh, no? Ce ne sta uno invece, tra l'altro, simpatico, in gesti di servizio perché è realmente mi, mi, mi è accaduto tutto quello che poi racconto alla fine mi è successo, in gesti di servizio le donne sono prese molto da questo fatto di, di pulire, pulire in continuazione no? c'è l'acaro che come vede mia moglie scappano, fa le valigie, nascono già con le valigie gli acari e, e lei arriva col gradi per fulminarli addirittura trova anche delle colonie di acari magari di dieci anni fa che resistono, però lei poi se li vede li annienta li distrugge, li, li brucia tutti E allora lei, che ne so, quando gli è via pulito, svita le viti dell'armadio, le ciucce, le riavvita, cioè fa delle cose indescrivibili. C'è tutta una cerimonia di come fa il letto la donna, che è incredibile, no? Invece, quello come lo facciamo noi, per carità, buttiamo lì le coperte, che fossero un maglio, cioè, e poi alla fine gli diamo una raffazzonata. Però mi ricordo che andammo una volta in Calabria. Io volevo andare a conoscere i miei suoceri, eravamo fidanzati. Allora lei, lei dormiva da zia Lina, io dormivo da, da, zio, da zio Pino. Perché lì ti chiami Oppino, Peppino, Giuseppe, Peppone, cioè so, Giuseppe che poi è Giuseppa, Giuseppe e fai 30.000 abitanti con cambiando un, cambiando un po' il nome. Allora andai lì, c'era l'assunta, quindi il giorno del 15 di agosto. E mi ricordo che, che zia Lina iniziò a, a cucinare di notte, lì le cucine, le, le, quando cucinano le porpette i calabresi, ci sarà qualche calabrese adesso che ci sta sentendo, prima le friggono sì, sì, e poi le friggono. Col, nel sugo a fuoco lento, quando il sugo è diventato catrame, perché poi dopo quattro ore il sugo diventa catrame, prendono uno scarpelletto e li tirano fuori. Se quelle ricascano, te li fa tutto il pavimento. Sono come le polpette che tirava Rambo con i Vietcong, cioè erano proprio delle armi improprie. Allora noi, se mangiamo prima le polpette, poi arrivò la melanzana, la parmigiana, che erano sette piani di morbidezza. Dentro c'erano le costruzioni, dei tote, cioè tutto quello che avanza, il giorno prima, viene tutto messo lì dentro. se siamo mangiati. 12 fettine di empanate perché poi lì, se tu non mangi, loro non, non sono contenti. Quindi, in qualche modo, dice: 'Ma che c'ha tuo marito che non mangia'. Ma io, ma tu, non è che non ho mangiato, io mi sono mangiato tutto fino adesso però. C'è anche un recipiente che poi a un certo punto a una certa, arriva, è finito. Ma c'è qualche, cioè qualche cosa, magari non ci piace quello che ci abbiamo fatto. E mangiato ancora un'altra fetta, una panata. Senti, c'è rimasto un po' di melanzana dava mangiare un po' di, poco di Poi c'è un po' di induglio: poi sai che facciamo? Ci prendiamo pure un gelato. ci prendiamo un gelato A un certo punto, ste panze erano diventate tese come pelli di tamburo. L'ombellicolo si era aperto come fosse un tombino dalla cea, e il sole rifletteva, sbarzava su ste panze e c'aveva un effetto ottico incredibile sembrava una migrazione dei trichechi sulle spiagge come se fossimo a ci mancava Piero Angela dietro uno scoglio che appariva, ecco vedete i, i, i delfini, cioè i trichechi come si spostano da, da una spiaggia all'altra, io non ne potevo più mi sono cominciato a rotolare sul bagno asciuga. Fino ad arrivare al mare perché volevo toccare l'acqua per refrigerarmi un attimo, mi trovo la capoccia dei miei soci che mi dice: E eh, mo, c'è dolce. <ride> Abbiamo mangiato il dolce alle 17:30. Abbiamo finito di mangiare alle 18 il pranzo, alle 19 la cena. L'anno dopo sono arrivato con un certificato di: che Io ho il diabete. Ho conosciuto un amico, dico dammi subito questa cosa, fagli capire che io sto male. Ci ho l'insalata in macchina. E lì c'è fu appunto questa cosa molto simpatica che, che riguarda i miei amati soci. Però c'è pure poi quando l'uomo non sa mentire, no? perché tante volte capita. Non abbiamo tempo di un altro aneddoto, perché ah. te voglio fare una domanda seria, molto seria. Ah. Tu sai, no io cintura nera di famiglia, tu pure, no, al di là dei cinque linguaggi dell'amore, no, ne parliamo spesso. Eh, perché, a tuo modo di vedere, eh, dal punto di vista anche politico, no, hai visto anche questi decreti, si fa così fatica a far passare un concetto semplice che è se tu metti due lire sulla famiglia risparmi perché la famiglia no produce di sé produce da sé no, eh, ricchezza perché a tuo modo di vedere c'è tanta tanta difficoltà allora la prima va bene i governi durano la dico io no io sono quattro anni presidente del foro quattro governi diversi quindi c'è un problema oggettivo no che è quello che ogni giorno Giorno, te giri e ne trovi un altro. No, al di là di questo, però, sono 40 anni che in Italia, no, tutti è il paese dove parliamo più di tutti la famiglia. No, se tu pensi, Gli americani, no, cioè i Soprano, che no, una serie televisiva che faceva la macchietta della famiglia italiana, perché a ah, Gigi se ci avessi la risposta non è Praticamente... eh, una domanda, da sarei fatta no, perché? No, no, perché perché io credo che ci sia in giro una marea di individualismo, no? Pure noi siamo un po' narcisisti, tutti siamo molto centrati su noi stessi. In realtà. L'idea di fare una famiglia significa condividere tutto, no? Quindi, in qualche modo un po' non dico annullarsi, ma eh, certamente limitare la libertà di ciascuno. Marco Ivan Lup, Rupnik, che tu conosci, diceva: Io a un certo punto ho smesso di firmare le mie opere perché credevo che dietro quella firma ci fosse un po' il demonio perché. Ehm, l'idea di firmare no? questo individualismo no? dice una, una, una mamma che fa un bel piatto per un figlio dovrebbe firmarlo come farebbe un artista in fondo anche lei è un artista e, e lui dice il peggior nemico di noi stessi siamo noi in qualche modo non è che ci sono altri che stanno contro di noi siamo noi stessi quindi ciascuno quando entra a Montecitorio in questo Truman Show in realtà eh, se ne frega di quelli che stanno fuori io ho questa impressione è come, se, eh, è come se improvvisamente gli si abbassasse una cataratta e, e, e non vedesse nient'altro che opporsi a quello che dicono gli altri a prescindere, senza affrontare i problemi una alla volta e seriamente. Quindi l'uomo in realtà mh, ha ritrovato eh, questa cosa di, di se stessi, cioè mh, pensa a guadagnarsi quote sempre maggiori di benessere, ma per se stesso. Per se stesso eh, e non eh, ha escluso l'altro, no? Cioè, non c'è più, più, tu sai che quel film lì, Into the Wild, no? eh, Di questo ragazzo che va fino in Alaska e poi muore miseramente dentro un pulmino e che dice la felicità è no, una visione, no? no? Ma c'era anche, c'era no? Che pare che scendesse col calesse dalla da, da Germania, eccetera, e eh, si fermava su questa sosta che era una piazzola e, e, e vedeva questa immagine metafisica bella del lago di Garda dove il sole si stagliava su questo, su questo specchio d'acqua e diceva poi a un certo punto peccato che non c'è nessuno con cui condividere. Cioè l'altro non c'è, è, è l'uno da solo, l'uno senza il due non è possibile che sopravviva. Quindi la famiglia, in qualche modo, tu lo sai meglio di me, cioè, eh, i pedalini non vanno mai in coppia, finisce che tu quello che pensavi da me dentro quel cassetto, apri, non c'è sta più, devi condividere tutto, è una bella fatica, e la gente credo che dica, ma a me chi me lo fa fa? Perché non gli è stato spiegato a livello anche culturale che invece è bello, straordinario il fatto di, di vivere con questo con quest ideale, con questo fatto di, 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 di continuare insomma a procreare, ad arricchire il mondo, a, a lasciare qualcosa proprio per il bene sociale. Cioè la famiglia sposta in avanti eh, il PIL, il bene sociale. cioè è veramente generativa come fai tu da solo ad avere le stesse capacità generative di una famiglia di un gruppo di sette persone no volendo è una scuola io vedo che tutto sommato noi abbiamo fatto scuola la facciamo in continuazione se uno si fa l'idea di essere anche un po modello se annulla se stesso eh, magari quella, quella risposta se la trattiene eccetera educa. educa educa dei cittadini che te credi che educa educa delle persone che poi domani Te le ritrovi alla posta, te le ritrovi in banca, te le ritrovi dappertutto. Quindi è fondamentale che la famiglia continui ad educare, ad educare persone, cittadini liberi. Oggi si parla di cittadinanza attiva, ma dove pensi che vengono scomplicate queste, queste matasse così gigantesche? In famiglia, lì tu che spieghi come più o meno funzionano le cose. Questo non ti viene riconosciuto perché, guardali tu stesso, quante sono le famiglie al Senato o alla Camera? Quante sono? Prima. Se diceva un buttiglione, non so, si contavano sulla punta de, delle dita, ma non lo stanno più. Ormai tutti, diciamo, vivono in proprio per se stesso. E, e, e quindi questa dimensione di gruppo, ma noi dobbiamo resistere perché, perché, poi da lì qualcosa rinascerà. Io ne sono convinto. Quindi, seppure saremo pochi e resteremo pochi, io sono convinto che rinascerà una preoccupazione sana. Qualcuno ci guarderà con ammirazione, con, quasi con invidia. E quindi saranno spinti a mettere su una famiglia seppure magari le condizioni economiche non, non, non glielo permetteranno. Io devo dire, guarda, che sinceramente mi ho messo su famiglia quando ho smesso di farmi i conti perché non quadravano mai. Dicevo sempre: 'Vabbè, ma poi ero muto? 'C'avevo il muto in Ecu quando mi sono sposato nel 91, <ride> e quindi ero massacrato, c'avevo un divano. Mi moglie, pensavo che gli avessero dato una dote, mi ha fatto vedere un baule, ho aperto il bollo e stavano tu coperte. Ho fatto quando stato e quindi lo stanno l'Enzola che ti ha dato tua madre? Erano due coperte, tu voluminose. Ho aperto il suo bollo e sono uscite fuori tutte queste due coperte. E poi dico: Che c'è sta? Nient'altro. eravamo proprio poveri in canna. Poi uno è morto e ha lasciato una casa arredata. E un amico mi ha detto: Senti, andiamo a sappiare la casa del morto. abbiamo levato il morto. Mi sono presi i mobili, i matalanzi e tutto. Abbiamo cominciato a, a la Sud, vicino a, a Castel di Leva. Abbiamo cominciato con una scarpa e una ciabatta, ma non ci pesava niente perché eravamo convinti. Se guardavamo negli occhi, eravamo rapiti, siamo rapiti. Ma eravamo rapiti, avevamo una voglia di mettere al mondo figli, di avere una famiglia, di passare Natale insieme, di andare all'estate insieme, eccetera, eccetera. Però non vedevamo l'ora di uscire di casa, eccetera. Eh, dobbiamo occuparci dei giovani, se vogliamo che la famiglia rinasca, dobbiamo occuparci molto dei giovani, ciascuno di noi, non io che sto in una scuola, che sto in un posto dove ne incontro tanti, ma ciascuno di noi chi ci passa vicino, dagli questo senso di grande ottimismo sì. perché si lancino si lancino con coraggio. E poi vedrai che tutto rinasce. Io sono convinto. Infatti, gufa, diciamo... che dice che questo mondo va a finire. Se la via Andersecchio, perché questo mondo non finirà mai, cari miei, ve conviene soltanto che Navaripone, perché il mondo non finirà mai, nonostante le previsioni più disastrose. Mi dispiace per voi, brutti corvacci. Infatti, diciamo che eh... Con i cinque linguaggi dell'amore e lo dico per le persone che chiedevano come si chiama lo spettacolo e quindi rispondo e un po' anche col lavoro che sta facendo col forum perché diciamo che da quando sono presidente abbiamo cercato di lavorare su due direttrici no l'aspetto sì sicuramente eh, fiscale l'aspetto economico l'aspetto nella scuola l'aspetto concreto più del dialogo con la politica e dall'altra parte però fondamentale l'aspetto di una narrazione nuova a tutte le persone che sono collegate invito a condividere questa pagina sulla loro pagina e sulla pagina della loro associazione perché è importante condividere per eh, raccontare e per sentire, no? perché questa intervista comunque rimarrà al di là della nostra fine, no? al di là del, eh, della fine della diretta che adesso andiamo a terminare. E invito, no, no, termini, anche quella eh, anche quella no, invito tutti a mettere mi piace alla pagina o a seguire Pierluigi e i suoi linguaggi perché magari adesso no ma quando riprenderanno sarà interessante invitarlo così come invito tutte le persone che non l'hanno fatto a mettere mi piace sulla pagina del forum su cui state vedendo questo, questa intervista, questa, queste quattro chiacchiere e anche sulla pagina di Youtube allora Pierluigi tu conosci benissimo, perché ho visto che ogni tanto siamo venuti a vederci, il momento marzulliano dei nostri finali, no? E quindi io ti chiedo, come a tutte le persone a cui abbiamo chiesto questa cosa, tenendo presente che ce lo diciamo, ormai, ringraziando Dio, passeremo meno tempo a casa, però qual è il libro che Pierluigi Bartolome ci consiglia? te l'ho detto, è eh, Jonathan Livingstone a me mi ha colpito molto questo, questo gabbiano che in realtà eh, passa il suo tempo a perfezionare se stesso a pensare che ha delle ali e che quindi può fare dei voli pindalici particolari più perfetti possibili addirittura eh, non mangia non si nutre, guarda i suoi eh, colleghi, diciamo, gabbiani che si ingozzano sul bagnasciuga, si riempiono fanno la pancia, come questi gabbiani che girano adesso che sono tutti grassi lui era scarnito, denutrito, però faceva dei voli incredibili. Io sono nato per volare e quindi pensa alla sua perfezione, no? Quindi ciascuno di noi è, è chiamato a, a, a migliorarsi, ad andare verso una perfezione e a condividere, vedi che torniamo sul discorso della condivisione. Anche lì, forse Giovanaldist, l'unica cosa che ha sbagliato è che ha pensato solo a quello, ha pensato un po' troppo a se stesso, se invece. Avesse un po' più condiviso, avesse trovato dei discepoli che come lui magari fossero diventati bravi. E non lui, non raccontavo. Già ci ha raccontato il eh, Wild. Io non l'avevo visto, me ne ero tenuto, già mi ha detto come va a finire. Vabbè. E il film, invece, <ride> il, film, il film è Qualcuno Volò sul nido del cuculo con Jack Nicholson. Mi piacque molto, lo vidi appunto negli anni Ottanta. Il primo film che vidi era Il laureato, anche quello mi è stravolto. Però questo qui di Jack Nicholson, col grande capo, questo sordo muto, cioè lui viene messo in questo manicomio, lo sapete tutti come funzionò. Poi lui morì purtroppo perché eh, portò questi, questi matti, eh, li rese quasi normali, e scoprì poi che in realtà alcune situazioni, seppure patologiche, erano molto migliorate, perché con, prese con una certa umanità, non soltanto a livello farmacologico. Poi lui però muore perché gli fanno eh, un'operazione in testa, e questo indiano che si era finto sordomuto, prende un lavandino, un lavandino sfascia la finestra e conquista la libertà, mi ricordo stava al cinema con la schiena attaccata sulla poltrona e quando ho vi so visto quest'indiano che ha tirato giusto il lavandino ha sfasciato tutto e sei uscito in questa prateria e correva perché era alto due metri e mezzo mi Me sono sentito pure io libero ma guarda che cioè, è stata un'emozione un Incredibile, incredibile, però eh, ne, ne combinò Jack Nicholson di tutti i colori in quel manicomio, tra l'altro facendo impazzire una matta, una caposala che era roba cattiva, disgraziata, quanta gente abbiamo trovato anche noi un po' cattivella, no? eccetera. Però lui ha, ha, ha insistito, ha insistito fino a rimetterci la vita perché era, era spinto da, 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 da grandi passioni e da, da idee nobili. Molto bello. E la musica o la colonna sonora, la canzone? No. no. Io, diciamo che sento di tutto, so, mi piace tanto Venditti, eh, mi fa impazzire anche un po' Vasco Rossi, eccetera, ma anche un po' di musica classica. Io sono abituato un po' a tutto. Però la canzone del sole sembra una baggianata. Però eh, io, siccome mio padre mi fece una chitarra, e volevo, io pure volevo imparare questa chitarra. E la canzone del sole è la prima, perché sono tre accordi. Esatto. Che, però io mi sono so, so impicciato con le mani, non sono mai riuscito a farla, quindi mi è rimasta. Poi è bella, è legata a tanti mh, piccoli fidanzamenti da giovanissimo, eccetera. E perché poi io ho una bella voce. Io devi sapere, caro Gigi, che ho cantato nei Blue Shark, nel Sagittario, cioè avevo dei complessi, giravo il Lazio nelle varie piazze. E poi ho cantato a Giovanni Paolo II una canzone in messicano, La Morenita. Mi sono infilato in un gruppo di messicani, ero universitario giovanissimo. Per piazzo Rosario vanno a baciare la mano al Papa. Ero vestito come loro, giacca blu e pantaloni grigi. Ho fatto, mo se non marzo adesso, non marzo più. Perché io ero un numero, solo che era una riserva. Dice, guarda, se muore qualcuno, ce stai tu. Siccome erano tutti poi belli, rubicondi, stanno tutti in salute, io dico, oddio, mo questi sono gli ultimi. Erano vestiti come me mi me sono messo a cantare la morenita. Poi gli ho ricantato Vecchia Roma. Oggi è il modernismo del Renovecentismo, rinnovano tutto va e c'è una voce bella da tenore, mi piace avvare amici, mi piacciono le canzoni romane e quando gliel'ho cantata prima gli avevo raccontato una barzelletta poi sono andato di corso da Gianni Paolo II. però prima è andata lui mi sono sbagliato, non sapevo bene la procedura, mi sono andato a abbracciare il fotografo del Vaticano pensavo fosse in prete, era vestito di nero. Poi mi sono andato a baciare tutti, e poi sono andato per ultimo dal Papa, mi ha dato una pizza, mi ha abbracciato, mi ha detto: non ci ho capito niente di quello che mi hai detto, dice, però sei tanto simpatico romano. E mi ha dato un abbraccio con tutti i denti di fuori. C'ho queste foto con Giovanni Polo II. Ma gli cantai una canzone con tutto il cuore: proprio questa vecchia Roma. Che poi è diventata il cavallo di battaglia mia. Io, nei miei lez lezioni di spettacolo, prima iniziavo, cantavo il Barcarolo. E quindi facevo il Barcarolo va contro correnti. E quando passa le cosa risenti? si è vero fiume che tu dai la pace fiume affadato e fammela trovare più di un anno è passato e va avanti così e la cantavo perché era l'ultima parte la colonna sonora con la chitarra a me mi piace da morire cantare ma tanto proprio e quindi pensavo di accompagnarmi da me purtroppo non mi sono mai imparato perché ho le mani corte ho un po' piccole diciamo e quindi con queste corde mi impicciavo allora mi accompagno con i bonghi oppure non mi accompagno per niente, io canto. E nel teatro canto, esco dalle sulle quinte, sul proscenio. Pensa, feci uno spettacolo dove recitò Titina De Filippo al Teatro delle Palme a Napoli, il teatro, mamma mia, quel giorno mi tremavano le gambe. De Filippo aveva recitato sul proscenio, c'era il proscenio che copriva la buca dove stavano prima l'orchestra, sono uscito. Da dietro le quinte, appiamo un applauso. Poi sono rientrato, poi sono riuscito come un grande artista e poi ho cantato vecchia Roma, i Napoletani, un applauso, tutti che si strappavano i capelli, eccetera. E io mi sono sentito così bene, tutti che venivano in camerino perché inciari canti, eccetera. Questo è il senso di comunità, non è perché io voglio far figo, insomma. Ma dobbiamo ritrovare questi momenti a casa, te fasse quelle belle spaghettate di cantare di stare insieme anche con i parenti. Io ho conosciuto uno che mi ha detto che io ce ho l'apostolato della parentela che poi ha creato il primo McDonald's a Via del Babbuino, ora si è trasferito di vicino alla Porzion con la sì, Si è aperto un altro McDonald's con tanti ragazzi diversamente yeah, abili lui. e mi dice, sai che faccio io per lui? Cerco di mettere insieme i parenti. Dice, io la mia vita l'ho destinata a questo. Li rimetto insieme ogni tanto più un pullman e li faccio andare tutti insieme. Cerco di frequentarli, pure se mi stanno antipatici. E sto a fare un gran lavoro, tanto miglioro io perché... C ho tutta una serie di giudizi soggettivi su quello o quell'altro e mi aiuta pure a me e poi gli ho creato un senso di comunità ecco perché le famiglie piangono sono tristi, perché stanno da sole per lo più non ci guardano i fatidici, politicanti i politichesi e poi stanno da sole perché non hanno questa comunità attorno il vicinato, io sono nato a Largorazzi e Curiazzi, sono del quartiere Monti insomma mia nonna si è sposata a Madonna dei Monti eccetera poi in verità siamo pure mezzi Sabini però i Sabini hanno fatto Roma e comunque lì, eh, lì noi alla sicurezza si portano tutte aperte. Mi madre faceva il riunione della TAP per vai da Aste. No, ma -pesa per San Quintano mi madre, bella cicciona. Zampava su queste cose di plastica per vedere che erano resistenti per farle comprarci. Cioè, guardate, non si rompe, boom, boom, certe botte. Io vanno a studiare all'università, mi toccava all'ultimo piano, ma attaccavo la corrente dell'ascensore per mettere la stufetta e l'ascensore ogni tanto si fermava. Arrivava il portiere, ma chi è che frega la corrente all'ascensore? Però era tutta la comunità che giocava a pallone sul pianerottolo, spaccavamo le lampade le cose, e mi pare mica si incazzava, eppure era un poliziotto perché c'era la comunità che valeva più di qualsiasi vaso di coccio: valeva bene, più di qualsiasi cosa, la, la spaghettata la coda, tutti insieme alla matriciana. Ecco, se noi se legamo e non siamo schiavi dell'acaro, dell'appartamento, della camera iperbarica che è tutto pulito, i mobili, i centrini, i vari cacchi, lì noi diventiamo scemi se invece pulimo dopo che sono venuti no prima allora conquistiamo la famiglia e ci famo vedere belli, sorridenti, allegri e a quel punto non possono più far meno di considerarci molto bello Pierluigi, grazie di questo lancio verso il futuro concordo la comunità ci salverà anche perché è divertente quindi le cose belle sono quelle divertenti quando allora, vieni a cena a casa mia eh? quando vieni a cena a casa mia eh, mo, quando, quando finisce tutta sto tramp quando è. Ma sai che io... siamo, guarda, sul serio, io non è tutto so più in giro Mi Ma io. io. Mia, moglie, mia moglie fa dei manicaretti eccezionali, guarda, di origine eh, allora, si mangia, lo sai, qua. Siamo ingrassati oh. tutti in questa quarantena. Vabbè, mezzo chilo in più, mezzo chilo in meno. Ti aspetta allora? Mezzo chilo, magari. Allora <ride> saluto tutti quanti. Vedo che Patrizio Romano dice non dovrebbe mai finire l'incontro con Pierluigi Vincenzo Bassi dice bellissimo. Simona Trecca dice: Lando Fiorini, sono cresciuta con le sue canzoni. Patrizia Canessa, piacere di averti conosciuto, Pierluigi. Li leggi pure te. Un abbraccio, Pierluigi. Ci vediamo di persona. Un abbraccio grosso. Uh. Saluti alla famiglia, alla moglie, ai figli e al centro Elis. Buon lavoro, grazie, Gigi. Un abbraccione, un bacione. Ciao. Grazie. Forza Roma, sempre, <ride> sempre, Forza Roma. Grazie a Pierluigi. Avete visto Pierluigi, persona verace, persona vera. Mi spiace che volevo toccare alcuni argomenti con lui che non siamo riusciti a toccare, ma i tempi sono quelli che sono, tipo il paese reale, perché lui fa tutta una serie di cose interessanti. E vabbè, o lo faremo in altre occasioni. Eh, allora, noi ci vediamo dalla prossima settimana in poi. Faremo solo una volta a settimana perché. Perché è giusto che iniziamo a riuscire, anche se molti mi dicono no, dobbiamo far di più spesso. Eh, però cerchiamo di veramente concentrarci sulla ripartenza. Quindi prossima settimana avremo lunedì 25 maggio Andrea Laudaddio, che è il direttore della formazione di Telecom, e ci farà ci farà ci aprirà degli scenari diversi: il mondo aziendale, il mondo dell'impresa, il mondo della formazione sotto altri punti di vista. Poi lunedì 1 giugno avremo padre Paolo Benanti, bravissimo, eccezionale, Francescano, uno dei più grandi conoscitori diciamo, della situazione attuale anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Lunedì 8 giugno avremo eh, Borgomeo della Fondazione con il Sud e della Fondazione con i bambini. E poi non ricordo quando, mi spiace, ma. Mi volevo preparare, non mi sono preparato bene perché mi sono perso un pochino il discorso. Eh, avremo anche eh, Francesco Giorgino il 15, mi sembra giugno, ma vi farò sapere. Un abbraccio, mi raccomando, ci vediamo lunedì. Con l'occasione mi permetto di dirvi anche che con alcuni amici sono stato coinvolto. Anche il forum è stato coinvolto eh, nella, nella celebrazione del centenario di Giovanni Paolo II. Vi invito a mettere mi piace sulla pagina 100 Carol con il K, perché domenica inizieremo anche lì una serie di dirette che non hanno niente a che fare col forum, ma di fatto sono collegate perché Giovanni Paolo II è un legame che abbiamo tutti quanti noi. E domenica alle ore 17 ci sarà una bella chiacchierata con il cardinale Medichelli. E con Salvatore Martinez. Quindi, se vi capita, 100 Carol Cardinal Merichelli, Salvatore Martinez, domenica alle ore 17. Un abbraccio a tutti e buona giornata, buona serata.